Buonasera. So di deludervi, purtroppo non abbiamo le slide. Cioè abbiamo delle slide che alla Boschi, però sono non sono slide da televendita, sono molto amareggiato per. Non sono belle come quelle dell'altra volta, ma ce l'abbiamo. Queste ve le scrive alla Boschi. Prego? No, sono delle slide, ma sono tutte. No, sono da Secchiona. Allora, sono da Secchiona, sì. Dunque, oggi il Consiglio dei Ministri ha affrontato alcuni punti all'ordine del giorno, in vero non tantissimi, perché abbiamo deciso di fare una riunione del Consiglio dei Ministri venerdì, quindi come riprendiamo il tram tram delle riunioni settimanali di venerdì, anche per darci un metodo. Aggiungo che, fatto l'appuntamento di domani e dopodomani, che terminerà con un po' di anticipo perché io verrò via la sera, per qualche settimana, direi più di un mese, gli appuntamenti internazionali, con tutto il rispetto naturalmente, hanno un po' una subiscono una severa frenata, nel senso che domani sono a Londra e mercoledì e giovedì è in calendario il summit tra Unione Europea e paesi africani, per cui io ci starò soltanto il giorno di mercoledì. Poi da giovedì a tempo pieno saremo soprattutto sulle questioni interne, immaginando di presentare il DEF tra martedì e mercoledì della settimana prossima, immaginando di presentare i decreti e le misure normative finalizzate allo sconto, diciamo sconto, all'operazione 80 euro nella settimana successiva, quindi nella settimana di Pasqua, così da dare il tempo di realizzare per i soggetti attuatori la verifica, diciamo, tecnica e la possibilità di inserire nelle buste paga di maggio, e poi avremo in quella, se diciamo entro la fine del mese di aprile, faremo un'altra conferenza stampa di quelle che vi piacciono, con le slide, i pesciolini e le televendite, su tutto il tema pubblica amministrazione, fisco, innovazione tecnologica e riorganizzazione dello Stato, quindi la seconda parte del ragionamento di riforma che vi avevamo preannunciato fin dal passaggio al Quirinale nel momento della assunzione, del conferimento dell'incarico. Quindi, in soldoni, questa è la tempistica delle prossime settimane, dei prossimi mesi, ci tenevo a darvela così che abbiamo chiaro anche tra di noi quali sono i prossimi passaggi. Spero che vi sia utile, in caso contrario me ne scuso. Oggi invece la conferenza stampa è sulle questioni non tanto dei tre decreti che abbiamo approvato, peraltro con Graziano Del Rio abbiamo sottolineato come i decreti che oggi abbiamo approvato sono su tre questioni di merito, li troverete in cartellina, insomma vi arriverà una comunicazione ufficiale da parte di Filippo, ospedale psichiatrico giudiziario, questioni della scuola e questioni infrastrutturali e portuali, sono ahimè il simbolo di un procedimento molto complicato e arzigogolato che continua a aver bisogno di decreti. Noi vogliamo nell'arco delle prossime settimane e mesi concludere questo meccanismo di francamente eccesso di ricorso alla decretazione d'urgenza, la stiamo molto riducendo, e però ancora non basta, noi non siamo soddisfatti, questo lo dobbiamo anche rispetto al Parlamento, è un impegno che ci siamo presi, però non vorrei parlarvi di questo, vorrei parlarvi essenzialmente del progetto di revisione costituzionale che il Governo all'unanimità ha approvato come disegno di legge costituzionale, che adesso il Ministro Boschi nel dettaglio vi illustrerà, e che rappresenta una grandissima svolta per la politica e per le istituzioni. Allora io faccio un cappello di un minuto politico e poi al Ministro Boschi direi il compito di illustrare non tanto il disegno di legge ma le modifiche che sono intercorse tra il disegno di legge che oggi approviamo e quello che abbiamo già presentato il 12 marzo, perché vorrei essere chiaro
a chi dice: ma come all'improvviso avete presentato un disegno di legge costituzionale? Noi abbiamo presentato una bozza che abbiamo messo sul sito del governo 20 giorni fa e abbiamo chiesto a tutti di darci, a tutte le donne, gli uomini, i soggetti sociali protagonisti, le istituzioni, di darci i propri contributi. Anzi, vorrei ringraziare, perché sono arrivati molti contributi anche di persone, soggetti che non condividono propriamente le nostre posizioni, ma dalla, dicevo scherzando, dalla Confindustria CGL in tanti hanno scritto le proprie valutazioni o hanno incontrato il ministro Boschi, alcuni li abbiamo incontrati anche oltre al ministro Graziano ed io, almeno un incontro ANCI, almeno un incontro la conferenza delle regioni, quindi insomma abbiamo fatto degli incontri insieme. Bene, questo lavoro è un lavoro che metodologicamente porta oggi alcune novità. Se siete d'accordo, il ministro Boschi potrebbe illustrarvi solo le novità, non l'intero pacchetto. Io mi limito a dire che cosa accade. Accade che si fa chiarezza sul titolo quinto, rapporti Stato-Regioni, passaggio importantissimo, e si riprende molto il lavoro che è stato fatto dalla Commissione dei 35, e quindi un lavoro anche che dal punto di vista scientifico è un lavoro molto apprezzato e significativo. Ringraziamo anche per la disponibilità le rappresentanze degli enti territoriali e delle regioni, perché comunque hanno fatto uno sforzo. Non condividono tutto ciò che noi abbiamo messo nel testo, ma è importantissimo che si siano ascoltati e si sia discusso. Sintesi estrema: mai più l'eccesso di conflitti che abbiamo avuto tra le regioni e lo Stato. Questo paese deve essere più semplice, deve essere un paese nel quale chi si interfaccia con la pubblica amministrazione deve sapere chi è responsabile. Non può avere che una volta è la regione, una volta è la provincia, la comunità montana, l'unione dei comuni, il comune, lo Stato, con un atteggiamento che va a finire per arricchire il contenzioso e per non essere semplice e semplificato. Quindi primo tema, è molto importante questo. Abbiamo inserito su questo delle misure per i consiglieri regionali, per la retribuzione anche dei consiglieri regionali, quindi siamo in una cornice in cui i costi della politica vengono ridotti anche attraverso una stretta su consigli regionali e rimborsi. Abbiamo scelto un metodo che ha visto le regioni, le ringrazio, sedersi tutte insieme intorno al tavolo con una posizione condivisa, anche se non sempre ovviamente le idee dei presidenti delle regioni erano le stesse. Due, il Senato, che è la grande discussione di queste ore, che vede la parola fine a una discussione lunghissima, trentennale nel dibattito tra esperti. Noi stavolta come governo approviamo un disegno di legge costituzionale che intende superare il bicameralismo perfetto e che ha quattro paletti. No voto di fiducia, io l'ho detto in sede di voto di fiducia, vi chiedo di essere l'ultimo ad avere la fiducia. No voto sul bilancio, no elezione diretta dei senatori, no indennità per i senatori. Il presidente della regione Lombardia che siede in Senato ha la sua indennità, ma è la sua indennità per l'appunto, non ha bisogno di un'indennità ulteriore per stare in Senato. È il Senato che riduce le proprie competenze su alcuni singoli settori e quindi è davvero una novità straordinaria. Io sono assolutamente certo che non ci saranno tra i senatori persone che non colgano la straordinaria opportunità che noi stiamo vivendo. In Italia sta tornando una speranza che le cose cambino davvero. Sono certo che non sarà che la maggioranza dei senatori non potrà cacciare questa speranza. Aggiungo che personalmente sono molto convinto che non ci sia alternativa al futuro, non c'è alternativa al futuro. E quindi è impensabile continuare a fingere che questo tema non esista. E poi c'è l'abolizione del CNEL. Permettetemi di dire che considero questa scelta una sorta di antipasto del percorso di semplificazione e di taglio che arriverà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sulla pubblica amministrazione. Il CNEL. CNEL. Vorrei dire con il massimo rispetto
che si deve al CNEL, se c'è oggi in Italia qualcuno che pensa che questa istituzione, che i costituenti avevano voluto con uno sguardo molto saggio, ha risposto all'obiettivo che aveva avuto dai costituenti. Arriva un momento in cui bisogna avere il coraggio di dire, di chiamare le cose con il proprio nome. Bene, io credo che CNEL, Senato, titolo quinto, insieme alle province che andranno in settimana alla Camera definitivamente a chiudersi, insieme alla legge elettorale che affronteremo subito dopo la riforma costituzionale del Senato, questo percorso di, insieme all'autorità per la contro la corruzione, l'autorità per la lotta alla corruzione, che ha visto molto importante il voto unanime, questa la considero una cosa davvero fondamentale, bellissimo gesto da parte del Parlamento, il voto unanime nella persona, per la persona di Raffaele Cantone, è un grande passaggio, è un passaggio molto significativo per le istituzioni italiane, mi fanno pensare che è arrivato davvero il momento di prenderci cura del nostro essere italiani con un pochino più di orgoglio e un pochino più di determinazione. Vi segnalo che questo materiale sarà paradossalmente il pezzo forte del DEF, perché il Piano Nazionale delle Riforme è la cosa che più di tutti si aspettano gli investitori, ma anche i nostri partner europei. Quindi stiamo parlando di un elemento di riforma che è straordinariamente rilevante per le prossime settimane. E in questo senso credo che quello di oggi, io non so se ci sarà il lieto fine, ma questo è un buon inizio. Questo è un buon inizio perché è il simbolo di una classe politica che dice: noi abbiamo capito che è finito il tempo dei rinvii. Ecco, da qui oggi il governo dice basta con i rinvii, mettiamo in campo il disegno di legge costituzionale, ha una sua forza straordinaria nel lavoro di queste settimane e di questi mesi, perché il lavoro del ministro Boschi è stato quello anche di recuperare i comitati, i saggi, tutto ciò che era arrivato in passato. Noi non è che siamo arrivati, abbiamo immaginato di riscrivere tutto da capo, ma lo abbiamo fatto in una cornice, credo, molto seria. Abbiamo preso lo spunto dal dibattito in Senato sulla fiducia per fare un unico testo di legge anziché più testi di legge. Io ero partito che mi hanno cambiato diverse cose delle idee che avevo io, ma va bene lo stesso. L'importante è che sui punti che abbiamo detto non ci siano alcune, non ci sia spazio alcuno per ulteriori dilazioni e rinvii. È arrivato il momento di cambiare sul serio. Se voi siete d'accordo, proporrei di ascoltare dal ministro Boschi non l'intero disegno di legge costituzionale, se no già la discussione in Consiglio dei Ministri è stata, devo dire, anche molto seria, mi ha fatto molto piacere, ma le modifiche che abbiamo posto noi, tu che cosa dai dopo? Dai le slide, dopo la Boschi vi dà le slide, che sono queste qua, e una nota di sintesi. Quindi la Boschi dopo vi dà un disegno, la nota di sintesi, un comunicato, la nota di sintesi, le slide, questo glielo dai? No, certo, sì, verrà messo a disposizione. Io personalmente spero, penso e credo che si debba fare il più rapidamente possibile, naturalmente atteso che il Parlamento sicuramente migliorerà, valorizzerà, e noi siamo ben sensibili allo sforzo che il Parlamento potrà fare. Dopodiché i paletti fondamentali che abbiamo detto sono quei quattro di cui già la scorsa conferenza stampa. Dipende da quello che vorrà fare il Senato. È chiaro che a mio giudizio è assolutamente fondamentale che si arrivi al 25 maggio avendo approvato in prima lettura. Voi sapete che ci sono quattro letture, due alla Camera e due al Senato, quindi è un percorso che non è che risolvi in un mese, ma puoi affrontare la prima lettura entro il giorno delle elezioni europee e amministrative. Non vi dirò che è importante perché, che si faccia prima le elezioni, perché voi poi vedete un significato elettorale, ma è del tutto evidente che di fronte a un crescere del populismo e della polemica antipolitica, se la politica fa il suo mestiere e cambia, allora tutto è più semplice. Se la politica mette la testa sotto la sabbia come lo struzzo, è evidente che l'intera classe politica deve andare a casa. Quindi da questo punto di vista la voglia di correre non è un tratto psicosomatico caratteriale di una persona turbata,
cioè del sottoscritto, è un'esigenza nei confronti dei cittadini. Mariella, vai. Sì, buonasera. A me tocca la parte più noiosa, chiaramente, quella di dettaglio delle modifiche che abbiamo apportato rispetto alla bozza che è pubblica dal 12 di marzo e il lavoro che abbiamo presentato e approvato oggi in Consiglio dei Ministri è il frutto, come diceva il Presidente, anche di approfondimenti, incontri e discussioni avute in queste due settimane, non soltanto con i gruppi parlamentari, ma anche con le forze sociali, con le regioni e con i comuni. Ovviamente spetterà poi alla discussione e al percorso parlamentare portare eventuali ulteriori miglioramenti, consapevoli anche che il lavoro con le regioni e con i comuni è ancora in corso per alcuni elementi, fermo restando quelli che sono i tratti essenziali, irrinunciabili del testo che abbiamo approvato oggi come governo. Le principali differenze rispetto all'ipotesi di lavoro del 12 marzo riguardano innanzitutto il nome, come avevamo anticipato, perché torna a chiamarsi Senato, ma si chiamerà Senato delle Autonomie proprio per caratterizzare anche la diversa identità e la diversa composizione rispetto al Senato che eravamo abituati a conoscere e che abbiamo attualmente. Per quanto riguarda la composizione, resta una composizione paritaria tra rappresentanti delle regioni e rappresentanti dei comuni, il numero è uguale in ogni regione, ma c'è una disponibilità, come abbiamo già anticipato, a discutere della possibilità di una composizione proporzionale alla popolazione delle regioni, purché il numero complessivo dei componenti del Senato resti limitato, quindi si dimezzi rispetto a quello attuale, più o meno, purché con le regioni si trovi un accordo, una sintesi che ancora non c'è sulla diversa distribuzione regione per regione e fermo restando il criterio appunto di parità con i rappresentanti dei comuni. Abbiamo invece inserito già da adesso la presenza di diritto dei sindaci delle città capoluogo di regione, poi abbiamo le province di Trento e Bolzano ovviamente, quindi sono 21. Sono state fatte delle modifiche per l'allineamento della durata in carica anche dei rappresentanti dei comuni e poi ci sarà la legge costituzionale che disciplinerà le modalità elettive dei sindaci all'interno delle regioni con l'assemblea dei sindaci che dovrà eleggere i propri rappresentanti. Per quanto riguarda poi il procedimento legislativo, è stato migliorato tecnicamente anche la parte sul procedimento legislativo, prevedendo il voto necessario della Camera dei Deputati ogni qualvolta il Senato comunque si pronunci rispetto al testo che esce dalla Camera dei Deputati e con l'obbligo per la Camera dei Deputati comunque di approvare le modifiche proposte dal Senato o confermare il testo precedentemente approvato nei 20 giorni successivi alla, diciamo, all'approvazione da parte del Senato di eventuali modifiche e suggerimenti di cambiamento. Sono state poi previste anche delle maggioranze rafforzate per il voto della Camera, quindi la Camera deve esprimere un voto a maggioranza assoluta in certe materie, laddove chiaramente ci sia stato un parere negativo o comunque delle proposte di modifica da parte del Senato. Questo per valorizzare ulteriormente il ruolo del Senato in certe materie che chiaramente toccano più da vicino regioni e comuni, quindi le autonomie, e anche in materia di ratifica dei trattati internazionali, quindi c'è un rafforzamento per alcune materie. Per quanto riguarda i disegni di legge di bilancio, questi vengono devoluti automaticamente al parere del Senato, quindi non è necessario un richiamo da parte del Senato, ma in automatico vengono esaminati anche dal Senato. Dopodiché, per discostarsi dal testo uscito dalla Camera, il Senato deve votare a maggioranza assoluta, perché ovviamente si tratta di materie particolarmente delicate. Abbiamo accolto ulteriori suggerimenti di armonizzazione della disciplina dei provvedimenti a data certa, su richiesta del Governo, laddove approvato dalla Camera, quindi disegni di legge che su richiesta del Governo devono essere approvati entro 60 giorni o comunque nel termine inferiore stabilito, per contraltare e riequilibrare rispetto allo strumento del decreto legge abbiamo inserito in Costituzione quei parametri, quei requisiti essenziali che deve possedere il decreto legge, tra cui l'omogeneità per materia, che oggi sono invece nella legge 400 dell'88, sono stati costituzionalizzati, quindi hanno un rango superiore e riequilibrano poi i provvedimenti a data certa. Per quanto riguarda la parte relativa al titolo quinto e quindi a competenze tra Stato e Regione, una diversa riattribuzione,
Sempre su suggerimento anche delle autonomie è stata meglio precisata e circoscritta la clausola di supremazia che consente allo Stato di avocare a sé la potestà legislativa su materie devolute alle regioni e si è richiesto che ci sia una valutazione, una scelta politica perché questo può avvenire su proposta del governo, quindi c'è una maggior responsabilizzazione del governo e negli obiettivi poi laddove si avochi. Inoltre sono state ridefinite alcune materie che restano di competenza delle regioni, rimettendo però allo Stato l'individuazione delle linee generali, tra queste la salute, la sicurezza alimentare e il tema anche della tutela paesaggistica. Rientrano nella competenza dello Stato l'ambiente e il territorio, quindi è stata espunta l'urbanistica rispetto a quelle che erano le materie di competenza esclusiva statale. Queste sono le principali differenze rispetto al tema delle competenze. Si è cercato anche di salvaguardare, diciamo, il criterio per cui se è lo Stato ad avere la competenza di coordinamento della finanza pubblica e anche in materia fiscale. Poi si cerca di salvaguardare un criterio di collegamento territoriale per cui le entrate che arrivano dalle regioni e comunque dalle autonomie poi devono essere riutilizzate per far fronte alle spese e ai servizi a livello locale. Queste le principali differenze a cui è stata aggiunta una disciplina, la disciplina transitoria ovviamente, e l'ultima differenza. Gli ex presidenti della Repubblica e i senatori a vita, che nella proposta del 12 marzo sarebbero entrati a far parte della Camera, adesso entreranno a far parte del Senato proprio perché super partes e quindi andranno sostanzialmente in quel ramo del Parlamento che non ha un rapporto fiduciario con il governo e quindi è meno politico, diciamo così. Grazie, grazie Maria Elena. Tra l'altro segnalo che le slide sono fatte molto bene, quindi se le guardate. Sono una sintesi buona, quindi c'è avete oltre alle cose che ha detto il Ministro, al testo dell'articolato che avete anche però verrà pubblicato peraltro per facilitare la lettura magari come testo a fronte con la Costituzione attualmente vigente, la proposta del 12 marzo e la proposta attualmente quando con lo dai però? Quando lo pubblichi? Stasera? Lo possiamo fare anche stasera. Lì lo facciamo questa sera. Mariana? Aspetta. Nella proposta attuale sono 148, calcolando appunto anche i 21, esatto, e poi ci sono i senatori a vita già nominati che restano. Bene, però adesso facciamo. I 148 sono ricompresi, è il totale 148. 127 più 21. Ci sono domande rapide, allora vai. Prendiamo 3 o 4 domande insieme. Virus, vai. È bellissimo perché abbiamo dato a Alessia un bellissimo microfono che non funziona. Perché però fa molto figo, cioè c'è un microfono. Ne prenda 2 e vediamo se uno di 2 funziona. È perfetto, 2 su 2 non funziona. Vado avanti così col mezzo. No, però è bello perché. Mi sente? Sì, ora sì. Quali sono i nomi e cognomi, Presidente, di quelli che bloccano di più il cambiamento? Di chi bloccano il cambiamento? Bene, domanda politica. Nomi e cognomi. Secondo, facciamo 4-5 domande insieme e poi vediamo. Martirano del Corriere della Sera. Se alla fine la somma aritmetica fosse la stessa, lei sarebbe soddisfatto se diminuissero sia deputati che senatori? Sia? Deputati che senatori. Sì, grazie. Ha parlato di buon inizio ma non è sicuro del lieto fine, ha detto. Allora chi teme cosa teme e soprattutto se teme che è la discrepanza in questa discussione tra il consenso massiccio a questa riforma che arriva dal Partito Democratico non trovi rispondenza piena nei gruppi parlamentari. Bene, quindi PD è tenuta. Salve a tutti, sono Claudia Fusani dell'Unità, volevo sapere se ci fossero delle modifiche della carta, il Senato è competente o no? Non l'ho capito io, scusate. Bene, perfetto. E allora se è competente, com'è possibile degli eletti di secondo livello che non hanno un mandato che vadano a controllare alcune modifiche alla carta? Sì, ma io ho letto il tweet della Fusani stamattina per cui sono preparato sulla domanda. Bene, poi?
Salve, Piazza Pulita. Silvio Berlusconi ha fatto una dichiarazione nella quale ha detto che voi non state rispettando i patti. Cosa ha detto Berlusconi? Che voi non state rispettando, non siete stati leali, Forza Italia l'ha detto più che il Presidente. Scusi, non ho capito, se ha detto che stiamo rispettando o che non li state rispettando. Quindi siamo sleali, secondo sleali. Lei. Secondo lui. Incontrerà il Presidente Berlusconi, ha idea di incontrarla a breve, e Romani dice che il Senato sarà un Vietnam per voi. Se non avrà i voti al Senato prima delle europee, che farà? Bene. Ultime due domande e poi finiamo, una parte te rispondi. Ultime due, prego, dai, rapidissimi, almeno facciamo tutte così. Sì, Landucci, agenzia Reuters, e notizia di poco fa. Vi pregherei però cortesemente notizia... di... No, no, non lei, scusi. Vi pregherei di abbassare il tono per ascoltare i giornalisti che parlano. Prego. E notizia di poco fa che Paolo Scaroni è stato condannato in primo grado per una vicenda legata all'Enel. Questo può inficiare le sue... chance di essere rieletto. Grazie. L'ultima c'era lei e poi abbiamo finito. Gli ultimi due però rapidi, vi prego, dai, che almeno rapidissimi, uno e due e poi abbiamo chiuso, anche perché mi pare che le domande siano ampie. Roberto Labura, Matrix, non è chiaro se i senatori a vita che restano dunque nel Senato, gli ex presidenti della Repubblica, percepiranno indennità oppure no. E l'altra domanda è più di una questione politica interna, se teme appunto la fronda dei senatori interna al PD. Però questa era già la ripetuta. Questa era due volte di fila la stessa domanda. Si può giustificare soltanto con l'accusa di scarso comprendone da parte mia. Ciao. No, Daniele Vai. Di Mario, il tempo, buonasera. Era la stessa domanda, se i senatori e i presidenti devono prendere l'indennità. C'era anche una domanda di Derrio. E se i 21 nominati dal Capo dello Stato per 7 anni la prenderanno anche. Se i 21? Se i 21 nominati per 7 anni dal Capo dello Stato prenderanno un'indennità. Scusi, io non sento. Sì. No, se i 21 senatori nominati dal Capo dello Stato per 7 anni percepiranno almeno un'indennità. Ah, percepiranno un'indennità. L'ultima, prego. Dai, davvero, poi basta, vi prego. È lì. Facciamo fare la domanda solo perché accanto a visto che c'è anche il sottosegretario Del Rio, volevo fare una domanda su cui magari lui può rispondere. Visto che il Presidente dice sempre che per cambiare l'Europa dobbiamo cambiare noi stessi... Presidente chi? Presidente del Consiglio, lei. Ah, io? Sì. No, il Presidente. Prego. Nel rapporto con le istituzioni europee, per cambiare l'Italia bisognerebbe dare anche il buon esempio da Palazzo Chigi. C'è una voce per quanto riguarda tutti i funzionari su cui lei... si sta impegnando, lei, perché te sta fare, scusi? Sky TG24 Tabaglione, su cui lei sta lavorando e si attende che siano pubblici sul sito del governo tutte le retribuzioni dei funzionari che lavorano, la pianta organica che manca ancora, quando la conosceremo? Perché quello Bene. Sarebbe un segnale. Allora, grazie. Proviamo ad andare con ordine, provo a vedere se mi riesce di rispondere nel dettaglio. Chi era stata la prima domanda perché l'ha fatta? Perfetto. Benissimo. Allora, i nomi e i cognomi di quelli che bloccano il cambiamento, glieli do, che provano a bloccare il cambiamento, essendoci lo scrutinio palese, glieli do alla fine della votazione. Nel senso che non è che blocca il cambiamento chi non la pensa come noi, ma blocca il cambiamento chi, dopo 30 anni di discussione sul bicameralismo perfetto, prova a dire, beh, però ben altro è il problema. Sono i benaltristi. Ripeto, c'è il massimo rispetto per le opinioni altrui. Credo però che ci sia un dovere a un certo punto di decidere. Il tentativo di non decidere e di rinviare ulteriormente è un tentativo di bloccare il cambiamento. Se vuole la mia personale opinione, credo che i nomi e i cognomi di quelli che vogliono bloccare il cambiamento saranno minoranza sia all'interno del Senato che all'interno del Paese. C'è un'ansia di cambiamento che non possiamo bloccare. Aggiungo che nel merito tecnico, Boschi ve l'ha appena illustrato, ma se volete, anzi sicuramente faremo degli approfondimenti e anche dei seminari internazionali, perché c'è una grandissima attenzione degli altri partner europei rispetto al nostro modello, i contenuti che sono oggetto di questo progetto di revisione costituzionale sono contenuti straordinariamente interessanti. Poi si può essere d'accordo su qualcosa, in disaccordo, ci sono state anche discussioni oggi, però questo è un punto molto importante, quindi nomi e cognomi ve li diamo appena vediamo come va a finire, tendenzialmente le dico che nomi e cognomi saranno minoranza, insomma io credo che ce la facciamo, credo che ce la faremo e credo che
questa non sia la sfida del governo, questa sia la sfida di quella parte d'Italia che non si rassegna a dire abbiamo sempre fatto così, continuiamo a far così. No, questa è la volta buona davvero. Le considerazioni del Corriere erano state sul... Sì, 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 chiedo scusa. C'era l'ipotesi doppia, nel senso che una parte dei senatori aveva proposto sostanzialmente di mantenere a 630 il numero dei membri del Parlamento, quindi vediamo se ho capito la domanda, credo di sì, e di dividerli 415 e 420, era 420 se non ricordo male, deputati e 210 senatori, andando però a superare il bicameralismo perfetto. Ora, questa proposta costituzionale, rispettabile, nasce dal presupposto che il nostro obiettivo sia ridurre le spese, sia solo ridurre le spese. A Schianchi non è che non mi sembra un tipo da yoga, poverina, cioè non fa yoga la Schianchi. Questo tipo di proposta, 420 e 210, parte dal presupposto che l'unico nostro problema sia quanto si spende, ma questo non è un conto della spesa, qui non siamo al supermercato con la tessera fedeltà, qui stiamo discutendo di una proposta che vuole semplificare il procedimento legislativo. Allora devi dare al Senato delle funzioni diverse, molto più light, e da questo punto di vista far sì che al Senato siedano i rappresentanti delle autonomie territoriali in larga maggioranza significa impedire quel modello che vuole comunque un X numero di parlamentari divisi. Aggiungo, la butto molto più in politica, lei mi perdonerà, se sono 630 i parlamentari, e questo è un passaggio importante però, perché passano da 945 a 630, quindi nei partiti politici ci sarà ovviamente una riduzione del ceto politico, come c'è sulle province, è un dato di fatto, come ci sarà sulle aziende, poi vedremo, vedrete, ne vedrete delle belle. I senatori, i membri del Parlamento, sarà naturale che cerchino di sedere alla Camera, perché modificandosi le funzioni e superando il bicameralismo perfetto, chi glielo fa fare a un parlamentare potendo scegliere di andare al Senato anziché alla Camera? Perché fino a che sono pari come competenze è naturale che possa esservi un elemento affettivo, ma l'uno vale l'altro. Cioè oggi al Senato siedono autorevolissimi rappresentanti dei partiti politici che hanno scelto di candidarsi al Senato, in questo caso c'era anche una esigenza crescente nel dibattito pubblico di dare valore al Senato, perché si pensava che il Senato fosse il luogo nel quale la maggioranza ci si giocava sul filo dei voti, cosa che tra l'altro è avvenuto, cioè i risultati poi sono stati sorprendenti rispetto alle aspettative, ma effettivamente in presenza di un premio nazionale di maggioranza come quello del Porcellum alla Camera, che dava certezza di vittoria a chi arrivava primo, cosa che infatti è avvenuta, la sfida sui voti sembrava al Senato, e una parte del ceto politico ha scelto di sedere al Senato con le elezioni scorse. In questo disegno di legge chi glielo fa fare al membro del Parlamento di andare al Senato se il Senato conta meno? Preferiamo avere 630 deputati, che sono meno due terzi di quelli attuali, che stanno alla Camera e se la giocano alla Camera, e al Senato, per le funzioni light che abbiamo dato al Senato, la responsabilità va ai rappresentanti dei comuni, delle regioni, e se saranno confermate dal Parlamento, di queste figure della società civile che abbiamo individuato in 21 persone, come vi ha detto il Ministro Boschi. Quindi lei avrebbe ragione se fosse lei, non lei, chi propone la tesi che lei ha ricordato, avrebbe ragione a dire che non cambia niente 630 deputati o 420 deputati e 210 senatori, ove il nostro obiettivo fosse meramente economico. Se poi vogliamo fare le sottigliezze, non avrebbe neanche ragione il sostenitore di questa tesi, perché? Perché è normale e naturale che il Senato andrà verso una restrizione del proprio personale. Noi ovviamente siamo convinti che debba esserci una sinergia, studieremo provvedimenti in questa direzione, non so se c'è qualcosa anche nel testo, no. Non nel testo, ma
Camera e Senato stanno già lavorando in questa direzione, quindi cercheremo di dare impulso politico soprattutto nella disciplina transitoria. Che cosa significa questo? Se lei avesse 210 senatori eletti, tutte le commissioni, il lavoro degli uffici sarebbero molto più significativi che non in presenza di un Senato che naturalmente continua, non è che nessuno di noi licenzia i funzionari del Senato, ma si va verso un riduzione e cura dimagrante anche degli uffici. Quindi quando si calcola il risparmio economico, correttezza vuole che si dica che la presenza di un'unica Camera, anziché di due, ha una riduzione anche di questi costi. Dopodiché per noi la questione non è soltanto economica, noi vogliamo semplificare. Se io devo avere 420 e 210 e fargli fare il ping pong come fanno oggi, mantenendo il bicameralismo perfetto, è un errore clamoroso. Rispetto alla tenuta del PD, che è stata sottolineata da Sky, da Matrix e dal Tempo, apprezzo l'insistenza della domanda, spero che perdonerete la sintesi della risposta. Io non sono preoccupato perché so che cosa pensa il Partito Democratico nei suoi organismi legittimamente e democraticamente eletti, so che cosa pensa la base del Partito Democratico e so qual è la posizione storica del PD rispetto al superamento del bicameralismo perfetto. Pertanto, per quello che mi riguarda, credo che la posizione del PD sarà una posizione di grande condivisione di questo progetto. Aggiungo che il lavoro che il Ministro ha fatto in queste settimane è stato anche di concerto con i gruppi parlamentari. Se qualcuno vorrà assumersi la responsabilità di far fallire questo percorso, lo farà. Noi non più che dire che su questo ci giochiamo tutto non possiamo fare. Noi siamo convinti che l'Italia abbia diritto a delle risposte. Noi siamo convinti che dopo anni in cui i sacrifici li hanno fatti soltanto le famiglie, i lavoratori, gli imprenditori, ora è arrivato il momento di dire che i sacrifici li fanno i politici e la politica. E che dopo una vita in cui si continua a aumentare il costo della politica nazionale e a diminuire gli stipendi delle famiglie, con il nostro governo la svolta è che si mettono più denari in tasca alle famiglie e si restringe il peso del ceto politico. Punto. Credo che il presidente Berlusconi, lo dico a Piazza Pulita, abbia detto, perlomeno io avevo letto delle dichiarazioni di Berlusconi in cui Berlusconi diceva che avrebbe rispettato l'accordo sul Senato, non ho motivi per dubitarne. Quando abbiamo fatto l'accordo al Nazareno, sembra una vita fa, ma è ieri, quando abbiamo fatto l'accordo al Nazareno, l'attenzione dei media è andata, lo dico senza alcuna critica, tutta sul tema della legge elettorale, che è importante, e io vorrei difenderla, la legge elettorale, mi piacerebbe stare ore con voi a discutere di quanto sia una svolta clamorosa, perché l'inserimento del ballottaggio è una svolta straordinaria per l'Italia, questo è il punto centrale. Però io ho sommessamente fatto notare, guardate che c'è il Senato, che c'è il titolo quinto, che c'è il cambio di regole delle regioni, che c'è l'abolizione del CNEL. Questo è il punto centrale dell'accordo, ho tentato di dire. Non sono stato molto ascoltato, evidentemente non sono stato bravo a farmi ascoltare. Oggi mi pare che si stia dimostrando che questo è il punto vero. Si supera il bicameralismo, ma questo è uno di quegli obiettivi che giustifica una intera carriera politica, Cioè, sembra che dici, ma perché stai rischiando tutto per tutto su questo? Perché da un lato si dà un segnale. Io non ho voglia di diventare come uno di quei politici che, siccome si trova bene nei palazzi del potere, dimentica le idee per le quali è arrivato in quel palazzo. Io non sono qui per occupare una seggiola. Io sono qui per tentare di cambiare l'Italia. Noi non siamo qui perché ci troviamo bene al governo. Noi siamo qui perché vogliamo che il governo cambi finalmente l'Italia.
chiarito questo, il presidente Berlusconi ha detto nelle dichiarazioni che io ho letto che non soltanto lui rispetta l'impegno, ma si domanda se il PD sarà altrettanto coerente. In questo caso gli risponde il segretario del PD, non il presidente del Consiglio, e gli dice che noi, che il Partito Democratico rispetterà l'impegno e che su questo c'è anche l'impegno unanime del governo. Però lei mi deve far finire. Molto grazie. Rispetto al tema di Paolo Romani, che dice che sarà un Vietnam in Senato, credo che abbia visto troppi film, glielo dico con amicizia, ma a mio giudizio in Senato dipende se Romani ha voglia di rimanere all'impegno che ha preso Berlusconi. Se Romani rimane all'impegno che ha preso Berlusconi, non sarà un Vietnam. Se Romani non rispetta l'accordo di Berlusconi, è un problema che riguarda Romani e Berlusconi. Io ho convinzione che il senatore Romani sarà nelle condizioni di affrontare questo tema con grande tranquillità. Rispetto alla condanna dell'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, credo che naturalmente noi non possiamo che limitarci a dire che rispettiamo tutte le sentenze della magistratura. Quanto al ragionamento che lei fa sulle nomine, nei prossimi giorni, indipendentemente da questa vicenda, il governo dovrà esprimere le proprie linee di indirizzo avvicinandosi la data delle assemblee, non soltanto di Eni ma anche di Enel, Poste, Finmeccanica, Terna. Ho sempre detto e confermo che prima dei nomi, nomina sunt consequentia rerum, aspettiamo di conoscere la visione, o meglio di presentare, di far conoscere agli italiani la visione, l'orizzonte e anche, vorrei dire, i piani di sviluppo di queste aziende per decidere di conseguenza le persone che saranno chiamate a gestirle. Mi pare di aver risposto a tutti. I senatori a vita non prenderanno indennità. La retribuzione, no, direi basta, le retribuzioni saranno online, tutte le spese della pubblica amministrazione saranno online. La domanda della Fusani e la domanda però finale di Sky richiedono una risposta dalla Boschi l'una e da Del Rio l'altra, e pertanto la domanda che ti ha fatto Claudia Fusani sul tema del rapporto tra viene confermato quello che era già nel testo del 12 marzo, quindi il Senato mantiene la competenza per le leggi costituzionali e per la revisione costituzionale, quindi c'è un bicameralismo perfetto che resta solo in materia costituzionale e che diciamo prende ispirazione da quello che è già previsto in altre Camere alte come in Germania, in cui appunto il Senato, che rappresenta anche lì i territori, gli stati federali, comunque ha competenza in materia costituzionale. Quindi su quelle che sono le regole fondamentali per il nostro vivere insieme come comunità rimane una doppia lettura e quindi una doppia approvazione tra Camera e Senato come maggior garanzia. Sì, è un tema che si pone. Sì, è un tema che si pone e che noi riteniamo che sia comunque corretto, che sia comunque superabile, anche alla luce comunque, se vogliamo entrare nello specifico, c'è una possibilità di elezione di secondo livello che comunque autorizza a legiferare anche in materia costituzionale. Dopodiché approfondiremo nel dibattito in Parlamento se, come viene richiesto peraltro da alcuni costituzionalisti, addirittura ampliare le materie, quindi non restringere, perché questo è uno dei punti su cui c'è maggior condivisione. Resta aperta la discussione. Resta aperta la discussione perché i punti ineliminabili sono quelli che abbiamo già tracciato. Fermo restando che occorre, appunto, a mio avviso, evitare di cedere alla tentazione di estendere eccessivamente le competenze del Senato, questo per coerenza col modello che abbiamo presentato e per la composizione che comunque resta di secondo livello. C'è poi il tema posto sulle indennità, già risposto, i 21 senatori non percepiranno delle indennità aggiuntive. Grazie.
anche sul Palazzo Chigi. Vai. Palazzo Chigi, tra una settimana, Presidente, credo che siamo in grado di rendere pubblico il progetto che è già stato completato e che si ispira ai criteri di sobrietà ed efficienza. Quanto risparmiamo? Contiamo di risparmiare. Non glielo dire, anzi, non glielo diciamo. Se no ce la bruciano con la cosa, no. Settimana prossima la presentiamo quando il Presidente... Bene, dopodiché io nel merito, chiedo scusa, nel merito sul tema politico posto dalla Fusani non ho alcun dubbio, nel senso che non so se adesso, visto che abbiamo discusso, sono stato messo in minoranza più volte dall'accoppiata Boschi del Rio praticamente su tutti i punti di questa discussione tra noi, su tutto, mi avete, no, su tutto, compreso i sindaci, però vuol dire che un sindaco non possa partecipare, non abbia una legittimazione... Ora magari adesso mi fulminano, ma che non abbia una legittimazione a intervenire sulle questioni costituzionali è assolutamente discutibile, nel senso che non stiamo parlando di soggetti scelti a caso da un elenco e tirati su con il sorteggio, stiamo parlando di persone che prendono centinaia di migliaia di voti, in alcuni casi decine di migliaia di voti, e che come tali hanno una autorevolezza e una legittimazione, adesso mi guardano male tutte e due, però insomma è un dato di fatto oggettivo questo, è un dato di fatto che non, sul quale non avrei alcun dubbio, visto che ho seguito appunto lo scambio Twitter di stamattina o di ieri sera. Vi ringrazio, vorrei dirvi concludendo che su questo passaggio delle riforme so che è molto difficile il vostro lavoro, perché è difficile il nostro, e immagino che sia difficile raccontare ciò che stiamo facendo. Voglio però dirvi con grande sincerità che lo sforzo che stiamo facendo, anche in termini di documentazione che abbiamo posto, perché sia chiaro, ciò di cui stiamo parlando è molto ampio da parte nostra, ringrazio Mariana, ringrazio Graziano e ringrazio tutti i ministri che ci hanno lavorato. Voglio dirvi che da giudicare da quello che stiamo ricevendo, gli italiani stanno... davvero, mi sembrano davvero convinti che al di là dei tecnicismi e delle tecnicalità e del lavoro straordinario dal punto di vista costituzionale che è stato fatto, perché veramente mi piacerebbe una discussione di merito tra esperti di diritto costituzionale, e la faremo, la è stata fatta, Boschi ha partecipato a diversi incontri, ma secondo me dobbiamo farla anche con i paesi dell'Unione Europea per raccontare che cosa stiamo facendo, lo ripeto. Però ecco, a me pare che gli italiani stiano assolutamente dalla parte di chi capisce che se tu vuoi chiedere a un cittadino, a un imprenditore, a un lavoratore, a una mamma, a un operaio di rischiare, e non sei disponibile a rischiare te, e non sei disponibile a far rischiare il politico, non sei credibile. L'elemento di novità profonda che c'è oggi è che stavolta i cittadini stanno vedendo che c'è una classe politica che sta rischiando insieme a loro, e nel rischiare insieme a loro è evidente che ci prendiamo un po' di vento in faccia, ma è anche evidente che stiamo dando senso a quella espressione per la quale il cambiamento passa da ciascuno di noi, e non si può cambiare se non si parte da noi stessi. Per questi motivi vi ringrazio per lo sforzo che farete nel andare a raccontare nel dettaglio un'operazione difficile come questa, e vi dico che i prossimi giorni e le prossime settimane vedranno questa battaglia come la battaglia più importante di tutti, anche ai fini economici. Se oggi lo spread è a 172, se oggi l'interesse dei grandi capitali internazionali è così forte per l'Italia, se oggi c'è una domanda di tornare a avere fiducia nel nostro Paese, questo deriva anche, e lasciatemelo dire, soprattutto dall'idea che si è sviluppata in questi mesi che le cose possano cambiare davvero. Guai a noi se buttiamo via questa chance. Buon lavoro a tutti. Grazie.